Allora, buongiorno a tutti. È qui presente una delegazione del Comitato Marinoni Bene Comune, più un gruppo di amici di Gaia, che è questa ragazza qui di fianco a me. Che cosa è successo? Perché siamo qui di fronte al comando dei carabinieri oggi? Perché questa mattina Gaia e altre tre persone del Comitato Marinoni Bene Comune erano impegnate in una raccolta firme per presentare una petizione popolare che chiede la gestione pubblica del teatrino Lidense. La raccolta firme si svolgeva al Ponte di Rialto, è iniziata questa mattina alle 10 ed è stata una raccolta firme regolarmente autorizzata dall'autorità competente, in questo caso dalla Polizia Municipale. Qui, se volete, potete vedere l'autorizzazione a essere lì in quella data, in quell'ora, con quel banchetto e con questa petizione. Bene, tutto stava andando molto molto tranquillamente quando si è presentato al banchetto una pattuglia formata da un carabiniere e due lagunari. Hanno visto l'autorizzazione, hanno chiesto i documenti alle persone che stavano raccogliendo le firme, hanno trattenuto i documenti di queste persone per più di un'ora, poi sono andati da Gaia e l'hanno intimato di seguirla. Tutto questo, immaginate, nello sgomento generale, nello stupore degli astanti che stavano numerosi intorno al banchetto e stavano parlando sul Marinoni con queste persone. Quindi c'è stato questo momento di grande stupore. Gaia ha fornito, ricordiamo, ha fornito senza fare resistenza le proprie generalità. Gaia, tra l'altro, poi ci racconterà meglio com'è andata, è un'attivista riconosciuta in città che da anni lotta apertamente, pubblicamente, alla luce del sole, pacificamente, sulle questioni che riguardano i beni comuni di Venezia, dalla cultura all'ambiente. Non c'è stato niente da fare. Questa pattuglia non solo non ha spiegato a Gaia le ragioni del loro intimare di seguirli, ma l'hanno sostanzialmente obbligata ad arrivare con loro in comando sulla volante. L'hanno montata sulla volante acquea, l'hanno trasportata qui e l'hanno tenuta qui per circa una mezz'oretta con un motivo del tutto pretestuoso, cioè la notifica di un atto del 2005 che tranquillamente Gaia avrebbe potuto, come dire, recuperare in altre modalità, senza questa modalità tra virgolette umiliante che di solito si riserva ai criminali. Quindi noi oggi siamo qui per dire che siamo già consultato dei legali, un avvocato, stiamo valutando se procedere legalmente contro questa dinamica, contro questa procedura che non ha nessuna giustificazione nell'ordinamento giuridico, ma soprattutto ci interessa denunciare politicamente la cosa. Non accettiamo né come singoli attivisti né come Comitato Marinoni Bene Comune, non accettiamo delle intimidazioni di questo tipo. Facciamo delle lotte pubbliche alla luce del sole, ci sono tranquillamente altre dinamiche che si possono usare in questi casi e non di certo queste qua, riservate di solito invece a ladro criminale. Quindi ho finito, lascio la parola a Gaia. Sì, io posso raccontare un po' com'è andata questa mattina. Eravamo appunto in tre a raccogliere queste firme, avevamo visto che comunque la popolazione veneziana che frequentava il mercato era anche molto interessata a sapere appunto le dinamiche della privatizzazione, della vendita del teatrino Marinoni, volevano chiedere informazioni sulla programmazione. Molti avevano visto anche servizi del telegiornale, comunque servizi sulla televisione che parlavano di quello che sta costruendo adesso il Marinoni in questi mesi in cui ci stiamo occupando di questo spazio. E di fronte a queste persone che erano assolutamente appunto interessate e che si davano la loro disponibilità comunque a mettere una firma, a sostenere questo tipo di battaglia, il fermo comunque, lo stanziare lo stanziare di questa pattuglia di fianco al banchetto per tutta la durata del controllo dei documenti comunque metteva un clima comunque un po' da una parte di tensione, cioè gli stessi che venivano a firmare ci chiedevano perché queste persone erano qui e cosa stavano facendo, se erano lì per noi e cioè, anche la motivazione per cui potevano perdere ore di lavoro di fianco a un banchetto che raccoglieva le firme quando sicuramente ci sono tante altre cose di cui possono occuparsi. E il fatto che
poi mi abbiano intimato di venire, di venire in caserma, mi abbiano portato con la volante, prendendomi, facendomi salire a Rialto Mercato, sempre in mezzo anche alle persone che avevano appena firmato la petizione, quindi creando questo, questo clima anche di ambiguità e anche un po' di umiliazione, cioè, rispetto a, a quello che stavano facendo, per portarmi qua, per notificarmi un qualcosa di cui sono assolutamente estranea, e, però appunto con questa modalità che sembra appunto essere riservata piuttosto a, ad altro tipo di crimine, sicuramente non al fatto di dover fare una notifica, anche perché appunto io avevo, ho dato i documenti di mia spontanea volontà con estrema tranquillità, per cui bastava che veramente mi chiedessero piuttosto di venire qua finita anche la raccolta firme, invece che sporcare insomma la situazione che stava avvenendo, questo momento anche di confronto con la città che avevamo avuto come comitato del Marinoni Bene Comune, e dare anche questa forma un po' di tensione, di ambiguità rispetto a quello che stiamo facendo, che crediamo che in questo momento sia assolutamente impropria. Aggiungo solo su un reato del 2006 di cui io sono, cioè sono estranea, 2006. Furto aggravato in autogrill, di cui io però sono assolutamente estranea, non sono neanche mai scesa dal pullman, per cui insomma ce ne, ne dibatteremo nelle aule se sarà. Comunque del 2006 mi sembra anche allucinante che in 6 anni, io comunque ho sempre abitato a Venezia in questi anni qua, non abbiano avuto l'accortezza di aggiornare i database dell'anagrafe per un cambio di indirizzo, succeda questo po' di cosa con la volante che ti prende, che ti preleva, che ti porta fino in caserma. Io aggiungo solo 2 parole e mi faccio da portavoce dell'avvocato Giuseppe Morano, Giuseppe Romano, che è colui che seguirà questa, questa vicenda fino in fondo, e che sostiene che è una procedura completamente illegittima, cioè per fare le notifiche anche di reati, anche se sono praticamente prescritti come in questo caso, c'è una procedura, scusami, c'è una procedura che devono seguire loro malgrado anche i carabinieri. Questa procedura è fatta di notifiche a casa, di convocazioni in questura, di telefonate, vengono notificate ogni mese decine di notizie di reato attivisti del movimento, tutte seguono una procedura, loro malgrado la devono seguire anche i carabinieri. Prendere della gente per la strada, caricarla su, su una barca e portarla in video è una procedura illegittima, a meno che non ci sia un mandato di a meno che non ci sia un mandato specifico, cosa che in questo caso non c'è, e quindi anche l'avvocato Giuseppe Romano, appena adesso oggi in tribunale, se no era qua anche lui, appena avrà in mano il fascicolo e tutte le cose, si riservirà anche di procedere per vie legali contro questa procedura, che più di una notifica sembra proprio un atto intimidatorio nei confronti del percorso che sta facendo il Marinoni. Credo che le centinaia di firme raccolte questa mattina siano la miglior risposta che si possano dare a questo tipo di azione. Non lo so fermare.